Dunque, continuiamo il nostro percorso nella storia arcaica, no? Di Roma. E nelle puntate precedenti, diciamo, abbiamo compiuto una specie di andamento altalenante fra il mito e la realtà storica, no? A proposito della fondazione della città. Bene, adesso cerchiamo di, diciamo, di procedere. Cogliendo insomma i primi passi, no, della civiltà romana, di questa città che ovviamente possiamo immaginare è cresciuta, no, nel corso dell'età arcaica fino a diventare una vera e propria città-stato, da una confederazione di villaggi sui famosi sette colli. Poi Roma divenne una città vera e propria, e grazie a una, tra l'altro, a una dominazione straniera, etrusca, come vedremo tra pochissimo. Allora, intanto il primo periodo della storia romana è un periodo monarchico. Vi ricordate che è un po' come tutte le città o tutte le civiltà, insomma, antiche, il primo sistema, diciamo così, di governo fu un sistema appunto basato sulla presenza di un re, di un monarca. E intanto, ecco, grazie a questa mappa, diciamo, noi riusciamo a sintetizzare, diciamo così, e a anche arricchire di notizie quello che il vostro libro, attenzione, prendete nota, vi dice a pagina 265 con il paragrafetto che si intitola I sette re, e poi a pagina 266 con la dominazione etrusca, fino a pagina 267 le istituzioni monarchiche. Delle istituzioni monarchiche però ci interessa soltanto il primo paragrafetto che si intitola Il re, il popolo e il senato. Allora, partiamo da questa parte qui. In effetti, le fonti storiche che abbiamo a disposizione, sempre molto lontane, ovviamente dalla realtà di quell'epoca, quindi sono fonti romane, ma di qualche secolo successivo, insomma, allo svolgimento dei fatti, però insomma ci restituiscono abbastanza bene il periodo monarchico, intanto, vedete, dall'VIII secolo, cioè il secolo della fondazione della città, fino al VI secolo, fino insomma al 509 a.C., che è una data, come vedrete, particolarmente importante, ovviamente la cacciata dell'ultimo re, e quindi più o meno un periodo monarchico che dura circa 2 secoli e mezzo, no? Nell'ambito della storia romana. Non tantissimo, però insomma 250 anni in cui Roma cresce, appunto. Come era fatto il sistema di potere romano? Bah, molto semplice. Tenete presente che il re era un re eletto. Eletto da chi? Dal popolo romano. Pensate che roba. Cioè, alla morte di un re, il primo re, ecco, immaginatevi, la leggenda ci dice che il primo re fu Romolo, e che associò al suo trono però anche il re dei Sabini, Tito Tazio. Vedete? La tradizione riafferma sempre questa fusione fra il popolo latino e il popolo appunto sabino. Alla morte di Romolo, naturalmente, ci fu poi Numa Pompilio, uno degli altri 6 re, no, di Roma, della tradizione, poi ne parleremo meglio. Ecco, però, insomma, tenete presente, lasciamo perdere la figura storica che abbiamo già detto, ma esistita, di Romolo, il re veniva eletto, no, per acclamazione del popolo. Sapete, i romani a quei tempi non erano molti, quindi qualche centinaio di persone che applaudivano uno fra loro e dicevano: sì, ci fidiamo di lui, è morto il vecchio re, il nuovo adesso è lui. Il re però aveva un sacco di poteri, quindi in quella Roma arcaica lui intanto aveva l'imperium, che voleva dire? Era capo dell'esercito, quindi in caso di necessità lui guidava l'esercito. L'altro fatto importante, l'altro potere importante, oggi lo chiameremmo il potere giudiziario, decideva su leggi, giustizia, appunto le scelte di un re poi non erano discutibili, come vi ricorda la mappa, quindi poteri piuttosto ampi. E poi, questo è tipico dell'età arcaica, non solo a Roma, ma in tutte le città dell'antichità, il re aveva anche il potere religioso, cioè veniva visto come un tramite fra il popolo, fra gli uomini e gli dèi. Quindi, come vedete, era rivestito da un'aura, da un'atmosfera di potere, di autorità assolutamente quasi sacra, direi, no? A vita, ovviamente.
poi vicino al re c'era un consiglio degli anziani, anche questo tipico delle società arcaiche. Chi sono i capi delle famiglie, tra virgolette, nobili, cioè proprietari terriere, che hanno l'ultima parola, ovviamente al momento dell'elezione del re, e poi soprattutto, insomma, lo aiutano, vengono consultati dal re stesso quando c'è da prendere qualche decisione importante. L'assemblea popolare, ragazzi, chi era? Beh, tutto il resto delle famiglie, soprattutto patrizie, cioè tutto il resto delle famiglie nobili, nel Senato i capi famiglia, no? Gli anziani di queste famiglie, nell'assemblea cosiddetta popolare, insomma, era una rappresentazione più ampia delle famiglie aristocratiche di Roma. E chiaramente, oltre al Senato, in caso per esempio di guerra, no? Tanto per dire un momento piuttosto chiave, no? Delle vicende di una società così antica, veniva consultata anche l'assemblea cosiddetta popolare. Quindi il re, sì, ultima parola, l'autorità indiscussa e indiscutibile, però affiancata, no? A seconda che lui ritenesse o meno il caso di consultarli, da altri due organismi, no? Il Senato, senex in latino vuol dire anziano, no? E l'Assemblea Popolare. Oh, su questi famosi sette re, che c'è da dire? Probabilmente nessuno di questi sette re è mai esistito. Anche qui si tratta di una lista di nomi, diciamo così, che il vostro libro, come dicevamo, vi ricorda e ne parla, insomma, a pagina 265, i sette re, tra virgolette, proprio perché 250 anni, solo sette re mi sembrano un po' pochi, no? Sembrano a tutti un po' pochi, anche perché non è che ognuno vivesse per tanto tempo. Quindi a quei tempi, insomma, l'età media era, insomma, 35-40 anni massimo. Quindi, insomma, ce ne saranno stati molti di più, direi. Però la tradizione ci ha consegnato questi nomi. Parte Romolo il fondatore, che vedete in questa mappa è utile perché c'è la lista dei nomi, dei nomi dei re leggendari, che cosa combinarono e insomma che cosa simboleggiano, insomma, no? In effetti. E vedete che poi praticamente si alternano re, anche questo è un po' sospetto, c'è un re, Romolo a parte, un re pacifico e un re invece bellicoso portato poi all'espansionismo. Numa Pompilio, per esempio, è il re che stabilisce i culti, le cerimonie religiose, il calendario, quindi tutto sommato un re pacifico, non portato all'espansione militare. Tullo Ostilio, hostes vuol dire nemico, è invece quello che sottomise poi si allargò, sottomise i villaggi circostanti ai Sette Colli, quindi insomma la prima espansione. Anco Marzio, per esempio, anche qui invece puntò, la leggenda dice che fondò il porto di Ostia, quindi proprio qui vicino. E realizza il primo ponte sul Tevere. C'è un re, il quarto re, in pratica un re anche questo che si dedica a opere pubbliche, quindi a opere pacifiche, quindi rappresenta la libera navigazione sul fiume, che era economicamente molto importante, e costruisce nuovi edifici. Oh, gli ultimi tre re, e qui poi possiamo concludere, implicano proprio questa cosa qua, questa realtà, cioè alla fine del VII secolo Roma entra nell'area di influenza etrusca, non è ancora abbastanza forte per impedire a questa civiltà, che era molto più avanzata, insomma, l'abbiamo già visto, no? Di tutte le civiltà italiche, compresa quella legata a Roma, di inglobare Roma insomma, nel suo dominio dell'Italia centro-settentrionale. Quindi Roma diventa una città etrusca e la tradizione pure ce lo dice perché Tarquinio Prisco, il primo re etrusco, Tarquinio, vedete, fa parte della famiglia dei Tarquini, è evidente che ci si riferisce a Tarquinia, no? Alla città etrusca di Tarquinia. Tarquinio Prisco, Prisco vuol dire il primo, cioè il primo re etrusco. Quindi addirittura gli etruschi riuscirono a far eleggere dai romani un loro re, un loro personaggio importante. E Servio Tullio la stessa cosa. E anche Tarquinio il Superbo che, per il suo atteggiamento poi tirannico, dice la tradizione, tra l'altro violentò anche un'aristocratica romana, in spregio a ogni tipo di rispetto per il popolo romano, venne poi cacciato. Tarquinio il Superbo, no? La tradizione lo appella in questo modo. E con lui, insomma, siamo al 509 a.C., con la fine della monarchia. Ma questi tre re, però, ecco, attenzione, questo è quello che dobbiamo ricordarci, rappresentano nella leggenda
Quello che succede effettivamente nella realtà dal VII secolo all'inizio del VI, cioè Roma diventa una vera e propria città-stato. Perché la stessa tradizione assegna, per esempio, a Tarquinio Prisco, il primo re etrusco, ricordiamocelo, la bonifica delle paludi a fianco del Tevere. Vi ricordate che qui c'è un'immagine, no? A parte i colli, la parte pianeggiante del sito di Roma era, come dicevamo la volta scorsa, spessissimo impaludata perché il Tevere tracimava e rendeva praticamente inaccessibili, comunque non servibili, non utilizzabili dall'agricoltura e dall'allevamento, quei territori invece sarebbero stati perfetti perché erano pianeggianti. Bene, Tarquinio Prisco bonifica queste zone e le rende a questo punto edificabili o comunque utilizzabili dagli esseri umani che ci vivevano, grazie a un sistema di fognature. La famosa cloaca maxima drena tutta l'acqua che rimane lì stagnante e la porta nel Tevere, quindi asciuga, no, i pezzi paludosi della città di Roma e quindi rende, no, possibilmente l'espansione urbanistica di Roma possibile, cioè si scende dai colli per poi costruire per esempio la Valle del Foro, no? Il Foro Romano sorge lì dove c'era un'enorme palude proprio addosso al Tevere. Servio Tullio fa un'altra cosa che sancisce proprio, no, la nascita di una città. Un muro, un sistema di mura in muratura, non più una palizzata di legno come quella attribuita a Romolo, di ben 7 km di perimetro. Non sono tantissimi, però insomma, qualche spezzone di queste primissime mura cosiddette serviane, dal nome di Servio Tullio, sopravvive ancora. Insomma, poi quando potremo ritornare a passeggiare per Roma le vedremo. Insomma. Quindi ecco per dire, adesso a parte Tarquinio il Superbo che fa poi una brutta fine, diciamo la grande Roma dei Tarquini, la grande Roma degli Etruschi, gli archeologi preferiscono parlare di questa cosa, è una realtà proprio perché gli Etruschi trasferiscono il loro modello di città, come sapete urbanisticamente avanzata, è l'unica civiltà urbana, no? Nella nostra penisola, qui dalle parti nostre, qui a Roma. Forse una delle costruzioni più interessanti è il Tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio. Il Campidoglio diventa sede di un tempio dedicato alla maggiore divinità, non solo etrusca, naturalmente, vi ricordate Tinia, no? Che era il Zeus greco, il Giove romano, fatto di legno e terracotta, sì, ok, però è il primo tempio edificato, no? Non di pali di legno come le capanne. E viene costruito sul Campidoglio. Qui c'è una ricostruzione, diciamo, di come poteva essere quel tempio, tipico tempio etrusco, insomma, come vedrete. E la struttura in mattoni di terracotta e legno, per esempio le colonne erano sicuramente di legno, non è rimasto nulla, nemmeno le fondamenta in Campidoglio, anche perché poi successivamente questo tempio etrusco venne rimpiazzato da templi invece romani, quindi il Campidoglio rimase sempre la sede di un grande tempio di Giove Capitolino, appunto, proprio perché sorgeva questo tempio sul Campidoglio. E quindi, però, il primissimo tempio, ovviamente, non ci è rimasto nemmeno così come fondamenta. E però, ecco, la costruzione di questo tempio, insieme alle altre opere pubbliche, no? Il sistema fognario, la bonifica e il muro di cinta, oltre alla piazza del Foro, che diventa una specie di prima agorà romana, tutte realizzate durante l'influenza etrusca nella città di Roma, dai re della tradizione. Quindi, che probabilmente non si chiamarono Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, ma evidentemente stettero lì e fecero fare il grande salto di Roma da un insieme di piccoli villaggi sui colli a una città con la C maiuscola, una città vera e propria. E grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima lezione, dove esploreremo invece come funzionava la società romana arcaica, cioè la gente, in quante classi e quali classi era divisa. Grazie.